Ebbene, amici, fratelli della congrega, ma che sono questi video? Solitaria. La solitudine mi ha angosciato per tutta la vita. E una macchina sullo sfondo che crea qualcosa di suggestivo, le suggestioni. La mia ultima recensione ufficiale, diciamo così, risale a 4 settimane fa, riguardante Arno, la serie, questa miniserie. TV su Netflix, dopo Sly, che è un lungometraggio, mockumentary. Non è vero, Napoleon, che non mi è dispiaciuto, anzi, non mi è affatto piaciuto riguardando gli streaming, uno streaming pessimo, bassissima qualità. Uscirà la versione di 4 ore, ma io parlo solo di Cina. No, 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 parlo di me, e parlo così svelto da mangiarmi le parole. La mia vita fu mangiata per molto tempo. Sì, il cannibalismo altrui. Persone che si spacciarono per psicologhe. Ah, l'antropofagia, la melanconia. Ma il tempo vola via, il tempo scorre, Pantarei, tutto si dimentica o ritorna in forma potente, indimenticabile veramente. E voglio, nel commissario Falò 3, evocarmi, sì, evocare me stesso, periodi opachi come la fotografia attraverso questa visione non nitida di Napoleon, le scene di Austerlitz, cioè la battaglia ricreata. Miei personaggi che non credete nelle persone creative come me. E la guerra di Waterloo, conflitto bellico, assai belle quelle scene. Mi sto già perdendo il discorso. Rupert Everett non l'avevo subito riconosciuto. Col Botox, 64 anni, Johnny Depp 60, compiuti lo scorso anno, invecchiato. Ho visto anche Jean Dubarry per la mia recensione un po' così, sui generis da degenerato, inserita sul Moulin Lynch, un mio sito rinnovato da rinnovare, e vi auguro anticipatamente buon anno, condoglianze, felicitazioni, felicità perpetua per le persone eternamente infelici che poi si scagliano contro di me da haters, insoddisfatti della loro vita. Ed esorcizzano le loro paure, cercando di impaurire me, il sottoscritto, di impaurirmi. Ah, le suggestioni. Ecco, lunedì prossimo saranno annunciate le candidature, le nomination agli Oscar, nominations è plurale, ma uomini singolari, tipi particolari, peculiari. Io sono singolo, sono single, ma chissà. Dicevo, andrò a vedere il film di Woody Allen. Ho promesso questa recensione, tanto non dura molto. C'è quell'attore lì. Allora, Killers of the Flower Moon è stata comunicata questa news, notizia proprio nuovissima, giocando di parole, che domani sarà disponibile on demand, ma non nel nostro paese. Not available on your location, ma quali sono state le locations, cioè i luoghi delle riprese di Killers of the Flower Moon? Io mi sono ripreso, mi sto riprendendo, sì, con questo obiettivo, e dobbiamo riguardare il passato obiettivamente per elucubrarvi in merito, no, per sviscerarlo e per rasserenare i miei detrattori, che dovrebbero guidare un trattore e dovrebbero prendersi la patente B, non la patente di malfattori. Dicevo, western anomalo nel panorama cinematografico tout court, cioè universale, da quando esiste il cinema, la settimana arte così celebrata e oscarizzata, no? Glorificata da voi che non sapete fare altro, perché io scrivo anche tanti libri, libri che vendono poco, ma io non mi svendo. E non voglio millantare qualità che non ho, anche perché io posseggo tutte le qualità di questo mondo e un surplus, non è surplus. Dicevo, allora,
uomini da supplementari, uomini e donne che svolgete il lavoro di supplenti, bisogna sopperire al vuoto e riempirlo con questo surrogato di vita che chiamate cinema, per voi è così. Charlot Perser, Robert Downey Jr., che è andato come miglior attore contro il Pacino di Seth Rogen, che continua a girare film a tutt'andare. E continua anche a scopare. Ecco, adesso deve però mantenere il figlio avuto da quella là, che è stata anche con Clint Eastwood, che ci dà. Ma non era sposato con Clint Eastwood, ha terminato le riprese. Allora, un western anomalo, sicuramente, per l'appunto, ripeto, particolare. Un capolavoro, ma. Vincerà Robert De Niro, sarà candidato. L'altra sera, ieri, ha scherzato su Joe Biden. E Joe, a joke. Joker, no, uno scherzo. Lui è un tipo giocoso da quando girò quelle commedie, da Midnight Run e poi Analyze This, Terapie Pallottole di Harold Ramis. Ricomincio da tre alla Massimo Troisi? No, no. Quel film con Bill Murray che ha recitato con De Niro nella seconda regia di John McNaughton, regista di Harry, Pioggia di Sangue, Lo Sbirro, il Boss e la Bionda, Mad Dog and Glory, tutti cercano la gloria, la gloria, la gloria, gloria, gloria. Sarà candidata Margot Robbie, perché gloria, gloria, perché The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, Umberto Tozzi, e ti amo, ti amo. Che delirio. De Niro. Allora, Billy Crystal ha 75 anni, quindi se Joe Biden, che è rincoglionito, ne ha 80, vabbè, Kennedy è stato trucidato, assassinato. A proposito di Al Pacino, dovrebbe girare un film con Barry Levinson su JFK, ma non era un film di Oliver Stone, ma JFK si vede, morto ammazzato, no. Il tutto è stato archiviato, il passato dimenticato, no, The Irishman, Jimmy Hoffa, Assassination, cambio di casting, ci sarà John Travolta, Viggo Mortensen, no, ma che sto dicendo? Alto là, no, Alto Nights, film di Barry Levinson con un doppio De Niro, nei panni di Frank Costello, Vito Genovese. La vostra vita come va? Se la vi? That's Life, Joker, in Joker 2, Folie à Deux, non ci sarà De Niro, per ovvi motivi. Ci sarà Lady Gaga, Bradley Cooper potrebbe essere candidato, anzi sarà sicuramente nominato per maestro, sia ai Golden Globes. Queste le mie predictions, le mie previsioni meteorologiche, ma domani dicono che pioverà ancora. No, vincerà dopo aver perso per A Star Is Born, per il lato positivo, a proposito di De Niro, film di David Russell, Silver Linings Playbook, lì fu candidato come miglior attore non protagonista, forse meritata quella candidatura, ma De Niro fu sconfitto da Christoph Waltz di Django Unchained, che realizzò la doppietta dopo Glorious Bastards, Bastardi senza gloria, e mi sto perdendo. Western anomalo, perché Sergio Leone, la trilogia, lì ci sono i villains, ci sono i cattivi, c'è il villain El Indio, Gian Maria Volonté, John Wayne, gli indiani erano i cattivi, e sono John Wayne. Poi Soldato Blu, Balla coi lupi, Dances with Wolves, plurale irregolare, non è Wolves, Wolves, c'è la F, tramuta in V, la V di... Vuoi qualcosa? ES, Dances with Wolves, Wolves, che sembra un po' F, e anche V, 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 di vita, di va vagina, di va la vita, di va là, come direbbero quelli di Boulogne. I malintesi, i fraintendimenti, gli equivoci madornali, la gente che mi scambiò per un pazzo, ma possibile quel ragazzo, ma assolutamente educato, perché così non va bene, ma da chi? Da dei boomer, di un'altra generazione, non c'era internet, io avevo già previsto tutto, e prevedo la vittoria di Bradley Cooper per maestro, poi Clint Eastwood, American Sniper, fu candidato anche per quel film, tutti davano per favorito sino a qualche giorno fa. Anzi, 2 settimane fa, Killian Murphy per Oppenheimer.
Dicevo, io me ne sono sempre fregato delle istituzioni, dell'istituzionalizzare il sapere. Ci sono anche gli invidiosi. Ah, scrivi meno adesso rispetto a prima. Sei attenuato nello scrivere o a livello di slancio vitale? E provano a demoralizzarti, a smorzare questa forza in me congenita, di me rigenerato, rinnovato, scrittore nato. Attore improvvisato. Non va? Non va? Walter G. Cristallo, uomini che cristallizzate le vite altrui e che sono una bomboniera Swarovski, quelli che ti dicono ti manovro con Buratino, sì, perché io, uno col mio cervello, con la mia cultura, dovrebbe dar retta a gente che parla di cinema e non sa scrivere neanche le sceneggiature, non è ironica, brillante. Vedo in voi poca brillantezza, dai. Vogliono farti perdere lucidità, vogliono che ti adatti alla cosiddetta normalità, mediocrità. Ci sono queste persone molto rosicone, gelose, golose delle anime altrui. Ah, dici solito lì. Ah, si lo fa il gente. Scusate, gli occhiali dove stanno? Occhiali. Oh. Sono dimenticato gli occhiali? Cazzo. Allora accendi la luce perché io voglio vedervi bene. Sì, verso i 14-15 anni cominciai a imitare De Niro. Mi sembra Leo DiCaprio, però. The Killers of the Flower Moon, la gente. D'altronde, Mino Chambers. Noleggi film da Balboni, famosa videoteca, e va al Festival di Venezia. Ma non è possibile, è possibile invece. Ora stanno realizzando i miei haters. Stanno realizzando, ci sono arrivati. Ma a me era stato detto che. Ma quel falotto che non ha la testa circoncisa? Circoncisi? E che è un ebreo? L'uccello, questi qua mancanti di cervello? Forse a loro la situazione non è chiara. Quando io segnalo certe cose, loro questo falò che non ha capito, non ha contezza. Devono spiegare all'istituzione, anche alla polizia, se mai è postale, ma sapete che. Sì, sono loro che non sanno un cazzo. La gente la dovrebbe finire di disturbare e di passare. Se la torni da persone che ti vogliono rovinare. Avete presente il grande Bob De Niro in Ronin, quando guida, no? Con la BMW. Con Jean Reno, ma lui guida la Renault, Renault. Come cantava Max Gazzè? Adesso prenderò un altro caffè. Tu
Tutti i poveretti che hanno perso il senso della. Beh, in effetti io sono ancora molto giovane, molto forte, mentre io percepisco che un mio éter non è una percezione sbagliata, imitando De Niro di Kefir. Questa è l'impressione che mi dà una persona vicina all'ottantina, un po' cretina, un po' lentina. La sua vita assomiglia più a una commedia o a un horror? A un western? La parte dello sfighè, cattivo, coglione, trombone, che non si aspettava la mia scaltrezza e la mia velocità. Ora c'è Rivette. C'è Rivette.